Ehi la ciurma, io sono MazzaTess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Questo episodio, come nel terzo episodio di Jace Beleren, sarà doppiato. Di conseguenza io sto rivedendo il video registrato perché ho dovuto affrontare questa parte della campagna per 8 volte. Perché davvero, sto iniziando a odiare Magic Duels per questa cosa, cioè o hai le carte giuste o non passi. Ed è solo un riprovare e riprovare fin tanto che non ti va a fortuna. Questo mazzo purtroppo sarà caratterizzato da pochissime terre, ma alla fine mi va bene perché sono riuscito a giocare un buon numero di creature e un buon numero di incantesimi e abilità. Quindi mi è andata molto molto bene e in più l'avversario non ha giocato nessuna carta troppo OP. Allora, ho giocato un Goblin Barcollante all'inizio, adesso andrò a giocare un Ghoul Barcollante per il fatto che non avendo ancora creatura all'avversario, il fatto che sia tappato mi permette di attaccare tranquillamente con il Goblin Barcollante senza alcun problema. E andiamo subito a infliggere un danno a questo arcangelo. Ora tocca all'arcangelo e giocherà una pianura e mi pare non ha ancora nessuna creatura. No, ok, gioca pacifismo, il che mi condizionerà un po' all'inizio della partita per il fatto che mi incanta il Ghoul Barcollante con pacifismo, di conseguenza non può né attaccare né difendere e sarà una carta poi inutile. Per fortuna la cosa che mi è venuta subito in mente è che ho tante creature cioè tante magie che implicano il sacrificio di una creatura e tante carte anche che permettono la resuscitazione di uno zombie e quindi ho detto la sacrificherò per poi resuscitarla, così mi libero del pacifismo. E infatti più avanti succederà così. Intanto siamo andati ad infliggergli un danno portandolo a 18. Il goblin infligge poco danno, ma se non altro è giocabile subito rapidamente e quindi dall'averlo al primo turno mi è stato molto 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 utile. Gioca una creatura con volare, il che mi mette già un po' in imbarazzo, diciamo, perché non ho niente con cui fermarla, perché l'unica creatura con volare che ha questo mazzo nero è il corvo, che al momento non abbiamo. Ho giocato però quell'altra creatura che mi risulterà molto utile nella continuazione della partita. Adesso attacco con tutti sapendo che se per caso me ne bloccasse uno perde la sua creatura e infatti finisce proprio così. Mi sacrifica il goblin barcollante e sacrifica la sua creatura. Il goblin aveva l'abilità, adesso la ricontrollo, di far perdere -1/-1 a una creatura, ma lui non avendo più creature questa abilità finisce così nel nulla, nel cimitero con il proprietario. Allora, adesso gioca un guerriero che per fortuna non è troppo preoccupante perché è un 2-2 e naturalmente non può attaccare e passa il turno. Finalmente un'altra terra, siamo comunque solo a 4 terre al momento e riesco a giocare per fortuna quel morto vendicativo. A Gusho Nantuko, ecco come si chiama quello. Decido di sacrificare con il Gusho Nantuko il Ghoul Barcollante, che tanto non mi serve a niente, per buffarmelo 4-4 e attaccare con lui e con il gatto. Il problema è che non so che carte ha in mano il nostro amico, infatti adesso andrà a bloccare con il soldato e dico vabbè, se lo sacrifica. E invece no, perché in pratica andrà a usare la nebbia avvolgente che dà un +1/+1 e quindi non implica che la mia carta muoia, però previene tutto il danno. Di conseguenza rimangono vive tutte e due e lui si para da 4 danni, ricevendone soltanto uno. La mia creatura riceve 3 danni, ma tanto gli rimane un punto vita, quindi. Però un guscio, quindi gli rimane il Gusho Nantuko un punto vita. E adesso torno a 2-2. Fosse stato normalmente avrei sacrificato una creatura per fargli giocare quella magia, però visto che quella creatura aveva pacifismo mi era completamente inutile. Ora forse andrò a sacrificare il gatto per fargli scartare una carta e tra l'altro andrà benissimo questa cosa perché guardate che carta scarta, è un'altra di quelle che previene il danno, quindi se fate attenzione al prossimo turno quella sarà una cosa che davvero col senno di poi è stata utilissima. Gioco il Ghoul Macellaio e lo sacrifico per guadagnare un
2-2 sul guscio Nantuko e anche per guadagnare più uno sullo stesso macellaio, perché appunto avendo la caratteristica immortale prende un più uno la prima volta che muore. Attacco con tutte e due e ora lui andrà di nuovo a difendere con il soldato. Se avesse avuto la carta che invece gli abbiamo fatto scartare, avrebbe salvato la sua creatura, e invece la deve scartare questo giro, portandoci in una situazione di netto vantaggio. E quindi col senno di poi l'aver ucciso il gatto in quel momento è stata davvero un'ottima cosa, ed è un po' quello che serve per il mazzo nero, saper capire il momento giusto in cui sacrificare una carta piuttosto che resuscitarla. Ovviamente, essendo un mazzo nero, gioca tanto con la morte e con la resuscitazione dei morti. A sto punto gioco lo scavatombe, se non sbaglio, per ritirare in ballo il Ghoul Barcollante, sto giro purificato dal suo pacifismo, e non gioco il corno necrofago perché so che tanto la creatura che ha lui con volare è troppo forte per me per poter essere bloccata, e quindi niente. A sto punto mi pare che utilizzerò di nuovo l'abilità del Gusho Nantuko uccidendo il Ghoul Macellaio, che a sto punto ci saluterà fino alla fine della partita, per avere una creatura con 4-4 in modo che o me la blocca sacrificandosi il suo angelo, oppure lascia passare 4 danni, che a questo punto sono davvero tanti. E sinceramente non mi ricordo quale deciderà delle due. Mi pare che la bloccherà con il soldato 1-1, mentre invece andrà a sacrificare l'angelo contro il mio morto vendicativo. Esatto. Esatto. Quindi si difende da tutti i danni, anche perché pian piano, ridendo e scherzando, siamo comunque riusciti a portarlo a 9 punti vita. 8. Perché 8? Forse è un'abilità del morto vendicativo, non mi ricordo. Sì, forse è il morto vendicativo che fa un'abilità del genere. Perché era 9 prima, qui ha ricevuto un danno. Ecco, ora inizio a dire porca d'una miseria, ho giocato il 5-5, questo non ho nulla per fermarglielo ed è strapotente. Ma in realtà quello mi sarà utilissimo. Adesso glielo uccido con la rinascita crudele e riporto in campo il mio morto vendicativo. Sì, esatto, quando muore l'avversario perde un punto vita. Sì, non ricordavo questa abilità. Non ci avevo neanche fatto caso quando... No, ogni un altro zoo... No, non è proprio quando muore lui, è un'altra cosa. Comunque andiamo ad attaccare con il Gusho Nantuko e con lo scavatombe e portiamo l'avversario a 4 punti vita. Ora pescheremo un'ottima carta, se non ricordo male, che ci permetterà di chiudere la partita. Non so se è questo turno. Allora, lui ha solo una carta che non ha da giocare, esatto. Questo ci permetterà di chiudere la partita, a parte che l'avremmo chiuso lo stesso perché abbiamo 4 punti. Però resuscitare è una carta stra OP in questo momento, perché ci permette di resuscitare il suo arcangelo 5-5 che abbiamo appena distrutto il turno prima e giocarlo nel nostro campo a gratis, e tra l'altro come zombie. Quindi a lungo andare sarebbe stato molto utile, perché le carte che resuscitano zombie avrebbero potuto riportarcelo in campo. Forse era quello che volevano che noi facessimo durante la partita, ma se non capite la situazione giusta non passi avanti, cari Wizards of the Coast. Ora, inizialmente penso di concludere la partita, ma poi dico, sono in una situazione di stravantaggio, facciamo gli sboroni e attacchiamo anche con l'angelo il turno dopo, con il 5-5, facendogli un pacco di danno che si merita assolutamente dopo tutto il tempo che mi ha fatto perdere con questa partita. Allora, a sto giro gioco il Corvo Necrofago, se non sbaglio, e il Ghoul Barcollante, perché mi pare che ci stia come costo, sì. Per poi andare a strafare, perché li ho giocati a parte solo perché avevo mana, ma uno dei due l'avrei giocato lo stesso per sacrificarlo e dare un +2/+2 al nostro Gusho Nantuko, e quindi andare ad infliggere un pacco di danni in più e portare il nostro avversario a -7. A questo punto, tanto con il suo arcangelo in mano, anche se lui avesse avuto più creature non ci sarebbe stato niente da fare, e quindi la partita si conclude così. Il video si conclude anche così. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace come al solito e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto.
E boh, allora, gli angeli non sono altro che una seccatura per te. Non ti sfugge tuttavia il fatto che la loro attenzione testimoni il potere che hai accumulato. Ma non c'è più tempo per le distrazioni. Adesso tocca all'uomo corvo. Tra l'altro è inquietantissima questa scena in cui lei se ne sbatte altamente e ci sono degli zombie che attaccano questo povero angelo. Boh, sarà che io sono di parte e il nero mi fa proprio schifo, ma vabbè. Torni alle rovine del maniero di famiglia. Dopo alcuni istanti un brivido percorre la tua pelle. Ti stanno osservando, sono decine di occhi, occhi di corvi. In un turbinio di piume nere uno stormo di uccelli si fonde per dare forma all'uomo che ti ha ingannato, spingendoti a maledire tuo fratello. Allora, come dicevo prima, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.